Ciao a tutti e benvenuti al consueto appuntamento all'editoriale. Bene, trattiamo un po' la parte economica, anche perché possiamo dimostrare che mentre il sistema di produzione capitalistico si trasforma ed è maturo per una società completamente diversa, a misura d'uomo c'è invece la sovrastruttura, cioè tutta quella parte giuridica, che con le sue leggi, con i suoi tipo la proprietà privata, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo attraverso il denaro, che blocca lo sviluppo di un'ulteriore società a misura d'uomo e che tenga in considerazione i bisogni dell'umanità. Bene, partiamo dicendo che l'agenzia di rating Fitch stima che per il 2020 un calo del PIL mondiale attorno al 4,4%, mentre l'Italia è previsto addirittura un meno 10%, anche a causa di una forte contrazione dei consumi. Quindi il sistema di produzione capitalistico che si basa sull'eterna produzione in continuazione, produrre sempre di più, infatti non ci sarebbero limiti alla produzione industriale, ma i limiti sono dati dal consumo e se i consumi hanno una contrazione, questo sistema non è più un sistema capitalistico. È evidentemente un sistema capitalistico morto, non è più se stesso. Attualmente non ci troviamo semplicemente di fronte a una crescita, quindi a una riproduzione semplice, bensì a una decrescita. Da notare ancora che il lockdown, la pandemia, ha provocato accelerazioni storiche anche dal punto di vista dell'impiego della forza lavoro. Per esempio, con il diffondersi dello smart working o dell'home working, ma anche con l'eliminazione di molto traffico inutile, cioè della gente che da casa andava in ufficio e viceversa. Tutti elementi che le aziende vedono di buon occhio, dato che vengono messi questi costi nella voce di risparmio. Pensate solo al risparmio per noleggio o per l'affitto di stabili per gli uffici, riscaldamento, assicurazioni, sistemi di sicurezza, eccetera. I paesi capitalistici sono costretti ad accettare misure che si muovono su una terra di confine, cioè tra il passato, quello di avere un vecchio sistema di produzione, ed un futuro che sarebbe la negazione di sé. In primis il reddito di cittadinanza erogato senza ottenere nulla in cambio. Infatti il sistema vuole sì che si abbia in cambio di una prestazione lavorativa del denaro che permetta a chi vende la propria capacità lavorativa di mantenere la sua forza lavoro e la futura forza lavoro, cioè la propria prole. Recentemente su diverse testate giornalistiche sono apparsi articoli sul tema della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, al fine di ridurre la disoccupazione. I borghesi intravedono il rischio di una guerra civile e alcuni sostengono la necessità di ridurre l'orario per evitare l'ecatombe, così scrive sul Fatto Quotidiano Pier Giovanni Alleva il 7 settembre. E Pier Giovanni Alleva è un docente universitario che insegna economia. Anche se in Italia alcune grandi aziende hanno già firmato accordi che riducono l'orario di lavoro, tipo la Lamborghini o la Ducati, sembra ancora lontana una legge che riduca la giornata lavorativa a 5 oppure 4 ore. Resta il fatto che certe rivendicazioni, una volta di nicchia e sostenute dai comunisti, sono diventate velocemente di interesse generale e vengono discusse sui principali media. Ecco quindi il sistema di produzione capitalistico che viaggia tra passato e futuro, cioè per evitare di perdere il potere, gli stessi borghesi dicono riduciamo l'orario di lavoro, è un controsenso del sistema dove nasce per sfruttare i proletari, quindi avere, come dicevo prima, in cambio della capacità lavorativa, avere del denaro,
e quindi farli lavorare sempre di più oggi, gli stessi borghesi, per evitare di perdere il loro potere, stanno discutendo se ridurre o meno l'orario di lavoro, anzi di ridurre l'orario di lavoro. È un controsenso, perché il sistema di automazione va a ad aumentare la capacità lavorativa, quindi la quantità di merci che non vanno più via, abbiamo visto prima, per la contrazione dei consumi, porta a un esubero di persone nel mondo del lavoro, e anziché sfruttarli per paura di perdere il potere, i borghesi sono disposti a dare un non senso, cioè a dare un reddito purché stiano bene in cambio di niente, o addirittura ridurre l'orario di lavoro, quindi ridurre lo sfruttamento del lavoratore. La classe dominante quindi è costretta a indurre nuove misure sociali perché è incalzata dalle piazze in rivolta. Essa dispone delle forze di polizia ed esercito, ma sa che serve altro per risolvere una questione sociale sempre più esplosiva. Se alcune frange della borghesia parlano apertamente di riduzione di orario di lavoro a parità di salario, attenzione, coloro che dovrebbero rappresentare i lavoratori e i sindacati sono invece fermi al paradigma lavorista e alla richiesta di maggiori investimenti produttivi. Se non si danno una mossa, queste organizzazioni sindacali, a cambiare modo di vedere, rischiano di essere superati dal movimento reale. La rivoluzione opera in una selezione drastica. Le forze che riescono a collegarsi al divenire sociale vivono, mentre quelli che si attardano su posizioni passiste, passatiste e conservatrici sono destinate all'estinzione. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, che con la bella voce di Landini della CGIL, ha una notizia dell'ANSA di ieri, 12 settembre 2020, dicono tutti in piazza il 18 per il rinnovi di lavoro e qualità. Stop precarietà. Ebbene, su queste le rivendicazioni non si parla una riga di riduzione di orario di lavoro a parità di salario, ma invece si dice, insieme, dice Landini della CGIL, insieme a CISL e UIL saremo in tante piazze d'Italia per cancellare la precarietà nel lavoro e affermare che oggi la priorità sono il lavoro di qualità, i diritti, l'equità, la giustizia sociale, quindi sempre il lavoro e nemmeno un rigo di riduzione. E gli fa eco anche quello della CISL, sempre all'ANSA di ieri, dice questo Luigi Sbarra, che vuole addirittura un dialogo e collaborazione sociale nella definizione delle riforme necessarie alla ripartenza. C'è da dare, continua, una svolta decisa alla gestione di circa 150 grandi vertenze nazionali che coinvolgono circa 200.000 lavori, dall'ex Ilva all'Alitalia, Whirlpool alla Blue Tech. Sempre, continua Luigi Sbarra, c'è un'emergenza occupazionale, e quindi se c'è un'emergenza occupazionale però non si parla di riduzione dell'orario di lavoro, da affrontare, quindi ci sono troppe vertenze aziendali per le quali bisogna trovare soluzioni immediate e c'è l'urgenza di approntare una riforma degli ammortizzatori sociali fondata sulle politiche attive del lavoro per scongiurare i rischi di un'ingestibile crisi sociale. E quindi anche queste organizzazioni sindacali hanno queste difficoltà e lo mettono in evidenza. Volevo, per concludere, perché poi anch'io andrò in ferie, dove si diceva riporto qualcosa che dice Marx nel terzo libro del Capitale per quanto riguarda la riduzione dell'orario di lavoro. Dice: difatti, il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato della necessità, cioè necessità di lavorare per avere la possibilità di vivere come facciamo noi. La libertà in questo campo co può consistere soltanto in ciò che l'uomo socializzato,
cioè i produttori associati e non produttori singoli come attualmente i padroni delle aziende, ognuna staccata dal complesso, ognuna fa esclusivamente il proprio interesse, mandano un'associazione di produttori, regolano razionalmente questo loro ricambio organico con la natura, lo portano sotto il loro comune controllo, quindi un piano di quanto ci serve di produzione in armonia con l'ambiente, invece di essere da esso dominati come da una forza cieca. Cioè, leggiamo mercato, la concorrenza, bisogna produrre sempre di più, non sappiamo quanto produrre, ma l'importante è produrre. Che essi eseguono il loro compito col minore possibile impiego di energia e nelle condizioni più adeguate alla loro natura umana e più degne di esse. Ma questo rimane sempre il regno della necessità, continua Marx. Al di là di esso comincia lo sviluppo della capacità umane, che è fine a se stesso, il vero regno della libertà, che tuttavia può fiorire soltanto sulle basi di quel regno della necessità, cioè il regno della produzione che stiamo vivendo attualmente. Condizione fondamentale di tutto ciò è la riduzione della giornata lavorativa. Ebbene, qui termino il mio editoriale, anche se è stato un po' lungo, andrò in ferie, quindi ci sentiremo per il prossimo editoriale verso fine settembre. Ciao a tutti e grazie per avermi ascoltato.